Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Ephemeral. Oggi giocheremo all'episodio 6 di Natsume, edizione degli amanti. Nello scorso episodio, Natsume è diventato bambino e poi per fortuna l'effetto dei biscotti è passato ed è ritornato normale. Vediamo quello che accadrà dall'anteprima. Allora, nonostante Natsume sia tornato ad essere il solito, è in qualche maniera di malumore. Forse perché si ricorda qualcosa di quello che è accaduto? E poi inizia a chiedere anche alla protagonista di mangiare biscotti che fanno diventare bambini. E perché? Ma che è impazzito? Ma mi posso rifiutare o li devo mangiare per forza? Vabbè, cominciamo. Bambini, mi sa che dovrò mangiarli per forza. Sarà esilarante la cosa, ok. Natsume è tornato bambino di 200 anni, mangiando i biscotti per bambini. Che Shiba gli ha dato? Sempre colpa di Shiba, eh. Ma sembra che non ricordi nulla di quello che è successo. Non so cosa, ma non mi sento soddisfatto. E in qualche modo infastidito. Non è ingiusto, perché a me? Ah sì? Non lo è secondo me. Sì che lo è. Solo io ho mostrato un mio lato brutto, quando sei stata tu a portare quei biscotti. Scusami! Ma anche Shiba, mi vendicherò di sicuro. Con delicatezza, eh? Se vuoi che sia delicato, dipende da te. Che dovrei fare? Mostrami la te stessa di quando eri piccola. La me piccola? Mi stai chiedendo di mangiare biscotti? Sì, che dici? Beh, durano poco, quindi non c'è problema. Bene, allora mangia. Spinge verso di me la borsa dei biscotti. Ok, ma non farmi uscire da questa stanza. Non lo farò. Basto io a vederti. Se qualcuno ti vedesse, lo ucciderei. Ma perché? Oddio. No, beh, non che sia proprio tranquilla ora. Non vedo l'ora. Dai, mangia. Ho Capito. Uno mi farebbe troppo giovane, quindi ne prenderò metà. Mastico il biscotto. E dopo un po' la mia vista si oscura. Che succederà? Sono preoccupata. Siamo svenute. Mi sa tanto. Oh, ci siamo? Dopo essere caduta al suolo, Chloe si sveglia dopo una decina di minuti. Ah, È sempre Natsume che parla, che cavolo. Poi mi guarda con gli occhi pieni di innocenza. chi sei? Chi? Ma quindi sei ringiovanita di alcune decadi? Decadi? Ah, niente, nulla. La tua famiglia mi ha detto di prendermi cura di te per un po'. Verranno a prenderti fra un po'. Oh, che c'è? Che c'è? Niente. Tu sei un rapitore. Un rapitore? Chi ha? No, aiutatemi. Lo sapevo che finiva male la cosa. Ehi, aspetta! Ti ho detto che ti hanno affidato a me. Ma che conclusioni? Lo so che dici delle bugie. La mia nonna non mi lascerebbe con nessun altro. Mai. S-sì? Fammi tornare a casa, screanzato. Screanzato. Cavoli. Non pensavo che finisse così. Pensavo che fosse una bambina brava e ascoltasse quello che dicevo. Beh, non ascolta neanche sua nonna, quindi. Una pestifera. Non è possibile che venga lasciata a qualcuno, eh? Che significa? Che sua nonna non si fidi di nessuno? O che stia facendo crescere Chloe per conto suo. Se fosse così, non l'avrebbe lasciata uscire dalla città per venire fin qua. Ehi, mi ascolti il rapitore? Ehi, non chiamarmi così. Piuttosto, non urlare. I muri di questo dormitorio non sono molto spessi. Quindi non vuoi che gli altri scoprano cosa hai fatto per non essere condannato? Condannato. Ehi. Mi sa che la te di allora aveva un vocabolario più forbito di quello che ho io. Che significa? E perplessa, Chloe piega un po' il collo. Sorrido quando realizzo che la sua espressione è sempre la stessa. Ehi, oh mamma, il mio corpo, sono più grande. Eh? Perché? Perché sono così grande? Come se fossi un'adulta. Rispondi.
Ah, giusto. In effetti, in alcune decadi il tuo corpo diventa più grande. Peccato, io non conosco la te di allora. Il pensiero che ci sia una te che non conosco mi dà fastidio. Che dici? Discorsi tra me Ehi, non è che sei un mago? e me. Sbaglio? Pensavo che mi avessi fatta diventare tu più grande, o sei solo un rapitore? No, non è così. Sì, io sono un mago. Ah, come ho fatto a dimenticare una cosa così importante? Certo che sono un mago. Lo sapevo, sei incredibile! È la prima volta che vedo un mago. Come ti chiami? Io sono Chloe. Natsume. Ehi, Natsume, cosa riesci a fare poi? Se Di tutto, se si tratta di te. si tratta di me. Piuttosto, prima voglio chiederti una cosa. C'è un ragazzo che ti piace? Ma che è questa domanda? È molto importante. Vorrei sapere se sono il primo ad avere dormito con te. Ma se tu avessi mai amato qualcuno, penso che dovresti incontrarlo. Incontrarlo, diventando amici? Sì, vorrei essere un amico che non dimenticherà per il resto della sua vita, cioè praticamente lo vuole fare fuori, perfetto. Anche perché sarò l'ultima cosa che vedrà nella sua vita, Ma di che parli? Niente, il suo lato serial killer ogni tanto viene fuori. Non importa se non capisci, rispondi. No, che non ho nessun ragazzo che mi piace. Io non ho nessun amico, nessuno. Ah sì, non c'erano altri bambini della tua età attorno a te? Sì, ma la nonna mi dice sempre di stare dentro casa il più possibile. Perché? Non lo so. Ma dice che l'esterno è pieno di pericoli. Capisco. Beh, penso che abbia ragione. Perché tua nonna ti aveva completamente estraniata dal mondo esterno? Estraniata? Niente. Piuttosto, giochiamo assieme, prima che torni. Giocare? Che bello! Allora voglio fare la mamma. Mi annoio a farla sempre da sola. La mamma. Beh, va bene. Allora, io faccio la mamma e tu, Natsume, potresti fare un'altra mamma. Due mamme? Ferma, ferma! Non posso fare quel ruolo. Se devo fare un ruolo, sarò il marito eventualmente, altrimenti non gioco. Allora, ok, sarai mio marito. Ho una vaga idea di fare una cosa stupida. Chloe invece annuisce arrossita. Dovrei essere più che ok per lei in questa infanzia. Pronto allora? Via! Caro, bentornato! Bentornato! Ah, quella situazione. Sono a casa, cara. Che c'è? Perché mi guardi così? La borsa! Ah, la borsa. Certo, ecco. Ti sei stancato al lavoro oggi, eh? E mentre dice questo, lei fa finta di tirare fuori qualcosa dalla borsa immaginaria. Che fai? Sto controllando gli scontrini nel tuo portafoglio. Ho sentito che facendo così si può verificare se mi stai o meno tradendo. Ma come? Anche se non so bene come. Ecco appunto. Ma chi l'ha insegnato questa cosa? Verificare se ti sto o meno tradendo. Ma che è? Da dove hai sentito questa cosa? Dimmelo pure a me. C'era scritto sul libro di mia nonna, però c'erano molte scritte e tante parti non sono riuscita a leggerle. Ma che caspita, ma che legge tua nonna? Piuttosto, non ti tradirei, quindi non ti preoccupare, non desidero fisicamente altre donne se non te. Desidero fisicamente. Fare queste cose, insomma. La tiro per un braccio per abbracciare il suo corpo snello. Sei solo tu che voglio abbracciare con le mie braccia. Mentre le sussurro queste parole all'orecchio, il corpo di Chloe fa uno scatto. Dai, che pervertito! Lasciami! Vuoi fare cose pervertite? Ma è una bambina, oh! Non ho detto questo! Ehi, basta, mi sento a disagio! Ora fai il ruolo di un animale da compagnia! Brava! Animale da compagnia. Sarei onorato ad essere addomesticato da te. Ammanettami, ma perché gli vengono così strane idee a lui? Ma no! Non sei per niente carino! Dici?
Vedere Chloe arrabbiata mi fa ridere. Non sei proprio una brava ragazza, eh? Però sei comunque carina. Sono contento che lei non sia cambiata. Tornata normale? Oh, sì, finalmente, 3 ore dopo. Hai sonno? Dormi. Però vorrei ancora giocare. Quando ti sveglierai, giocheremo ancora. Ora dormi. Giocherai ancora con me a fare la mamma? Va bene, ma come tuo marito? Natsume, che pervertito! Non ti piacciono i pervertiti? Vabbè. Non proprio, ma è così imbarazzante. Quindi, sì, non mi piacciono. Quale quindi? Sorridendo, metto la sua testa sulle mie ginocchia. Dopodiché, Chloe inizia a dormire. Ehi, promesso, giocherai alla mamma ancora? Promesso. Poco dopo, i respiri si fanno regolari. Te lo prometto, Chloe. La prossima volta, invece che il gioco della mamma, sarò davvero tuo marito. Oh! Le sussurro queste parole, anche se so che non mi ascolta, e bacio la sua faccia addormentata. Ora si risveglia. Beh? Ti sei svegliata? Svegliandomi, mi trovo sulle ginocchia di Natsume. Mi alzo lentamente e Natsume mi accarezza la guancia. Mi sembra di aver dormito bene. Ero diventata una bambina? Sì, una bambina proprio. Eh? Ero carina, vero? Che bambina ero? Proviamo a dire che ero carina. Vediamo. No, è sbagliata! Ero carina, vero? Che modestia, eh? Sì, lo eri comunque. Ma molto divertente. Mi hai chiamato rapitore. Eri diversa da come ti immaginavo e mi ha sorpreso. Se tu ed io avessimo un bambino, che bambino sarebbe? Proviamo. Ma come proviamo? Natsume! Ma che dici così all'improvviso? Questa reazione non cambi proprio. Natsume sembra divertirsi davvero. A Natsume, in verità, piacciono i bambini? Il suo sorriso fa sorridere anche me, anche se non so cosa ci sia di divertente. Finito? Mi sa di sì. E ok, anche questo episodio è andato. Vediamo quello che accadrà nel prossimo. Che tu possa ritornare in questo mondo di oscurità. E mentre prega così, ballando e facendo rumore per tutta la notte, ecco il giorno dei morti. Arriva. Halloween forse? Può darsi che sarà un episodio ambientato su Halloween? Non lo so, lo scopriremo presto. Fatemi sapere quindi cosa ne avete pensato poi giù nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like. Se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!